L'arte è sempre in movimento e i pensieri si concretizzano su una tela tra musica e colori. Per poi raccoglierli tutti in una monografia d'artista firmata Rudy Mascheretti, editoriale Giorgio Mondadori, ospiti del Festival della Cultura di Alassio. In questa occasione presento con onore, con orgoglio, la mia prima monografia firmata Mondadori. Praticamente la mia storia d'artista che parte dall'accademia, dagli studi, per arrivare appunto fino ad oggi con tutte le mostre, tutto il mio percorso. Un modo di dipingere all'interno del quale il sentimento è materia preponderante. Delle linee espressioniste assecondano un sentire che è urgenza di sentimento, urgenza di espressione. E ci auguriamo che non solo questo volume abbia fortuna, ma che la pittura di Rudy continui ad accompagnarci a lungo, proprio perché rappresenta il più intimo sentire dell'uomo. Mascheretti è un artista estemporaneo, un artista che si può riconoscere su più fronti, perché dalla musica alla pittura, le performance, quindi è un timbro artistico particolarmente spiccato, dedicato ai giovani, ha una pittura giovane, fresca, molto gestuale. Secondo me è un artista che sta emergendo in maniera importante e prepotente. Quello che mi ha caratterizzato è stato anche un po' anomalo il fatto che io contemporaneamente all'artista ho fatto il DJ e dopo tanto tempo ho unito le due cose, quindi il DJ, la musica e la pittura. Questo mi ha permesso di esprimermi su palcoscenici importanti, dove io contemporaneamente, mentre faccio la mia musica con un musicista che mi accompagna, dipingo un quadro alle mie spalle. La gente ha apprezzato molto questo concetto che io ho battezzato The Beat Art Concept, quindi l'arte a tempo di musica, dipingere la musica, suonare la pittura. Oggi più che mai arte e musica sono in perfetta fusione. Un artista ha, diciamo, la voglia di esprimersi, noi con sette note, lui con quattro colori, e fa la stessa cosa, perché è un'emozione che noi diamo attraverso la nostra arte. Il nostro Rudy è un artista double fase, perché piace anche la musica con la sua arte. No need for greed or hunger. Just a brotherhood of men. Speaker di Radio Monte Carlo, disc jockey, cantante, musicista, conduttore scozzese, insomma, lui è il grande Nick, the Nine Fly. Ah, la fusione fra l'arte e la musica, secondo me, esiste da sempre nei pensieri degli artisti, dei musicisti, perché io che sono anche artista, sono musicista, se non suonassi io dipingerei sicuramente. E poi vedere anche un artista che, come Rudy, che ha avuto questa idea di dipingere mentre un artista suona, è straordinario. È come un jazzista. Cosa fa un jazzista? Comincia a suonare e improvvisa. E l'arte è un po' della vita, perciò la fusione fra arte e musica esiste da sempre, esisterà da sempre, ed è una forma meravigliosa. È fatta di emozioni, come dicevo prima. Quello che cerco di trasmettere è sempre emozione. Per me questa sera è stata una grandissima emozione. Ultimo passo, firmiamo questa monografia.
Ciao.